Buonasera. Come va? Guardate che colore stasera. Poco ma duro. Stasera non recuperiamo. Facciamo scampi bellissimi. Questo ci ha ricordato stamattina. La pescheria. Cacciopoli. Lì la verità che allora stamattina si è impegnato malamente con la società. Allora, farina, zucchero, un paio di pizzichi di lievito, una noccioline di burro, una bella grattugiata di arancia, l'abbiamo bello lavato l'arancia, ma la foglia l'abbiamo lasciata perché è bella che si vede. Saluti da Cristian Del Prete da Biagio Fanara. Buonasera, buonasera Cristian. Ciao Biagio. Come va? Tutto a posto? Qualcosa a mano, qualcosa. Giovanni, dammi una lecca, vedi. Allora. Da Salerno Antonietta Mazziotti e Liliana Iannelli. Buonasera Antonietta, ciao Liliana, buonasera. Allora, faccio rettere un po' gli agrumi nel tuo assoletto, qui. Sono questi tutto delicati, Gioia. Allora, uova. Miele. Dalla Germania c'è Vito Massascusa. Ciao Vito, passiamo tutto. Ecco qua, mi state organizzando per le feste? Dolce a go-go. Basta Gio, basta, tutto questo discorso qua. Sto facendo una versione velocissima degli struffoli. Ehi, proprio una cosa. Tanti saluti da Emanuele Caporato. Emanuele, buonasera. Come va? Ecco qua. Ok, un po' di farina. Ecco qua, subito pronto l'impasto. Lo fate riposare un'oretta che sarebbe perfetto ed è pronto. Non lo fate ingordare troppo. Liliana, dice Rossella, ci sei mancata, grazie. Sì. Buonasera anche da Raffaele Ruggero, stavolta da Vico. Ciao Raffaele, buonasera. Allora, facciamolo che facciamo riposare la roba, quello qui. Ciao, vedi che? Visto quando ne è rimasto, che non l'ho visto. Mm. Tu pensi sempre con la tua massima precisione. Come vi ricordate Giovanni, con le pesa e misure sta proprio appiccicata. Allora, gli scampi li andiamo a sgusciare. Facciamoli riposare un po', Giovanni. 10 minuti l'impasto, se non viene troppo ingordato. Sì. Buonasera da Antonio Iengo e da Nunzia Melcarne. Buonasera Antonio. Nunzia, buonasera. Ciuscio Giovanni. Ora che fa? Mi raccomando, togliamo sempre il budellino
Però la pentola ci serve proprio dentro, l'acqua dentro. Grandissimo chef, unico e solo, Giuseppe D'Antuono. Peppe. Caro Peppe. Buonasera. Che piacere saperti qua con noi. Allora, abbiamo preso gli scampi perché voglio darvi due o tre idee per queste feste di come poter fare qualche bel piatto a vola a vola. Metti tutto così, ciuscia, bello, belle giovane. Ehi, guarda, 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 guarda. Così ci sei anche tu. L'acqua, la pentola. Buonasera, grande chef, è sempre un piacere. Franco e Gabriella da Formia. Buonasera, buonasera a voi. Allora, le linguettine del pastificio di Martino. Questo è l'ultimo lato del pastificio, che è troppo lungo. No, troppo. Che facciamo? Facciamo. Allora. Peperoncino e aglio. Pasquale Manzo, buonasera e buone feste alla famiglia Guida. Buonasera, ciao Pasquale, buonasera. E buoni piacere. Sei il numero uno in assoluto, Peppe Guida Forever, Enrico Russo. Enrico, buonasera. Come stai? A posto, ti ringrazio comunque. Allora, un poco d'aglio e peperoncino. Mettiamo l'olio, accendiamo piano piano. Allora, riapriamo leggermente al libro. Andiamo a incidere. Li potete pure staccare, però cioè a posto. Eccolo qua, vedete? Li apriamo leggermente, pigliamo un'altra, esageriamo. Partiamo dalla testa, spacchiamo e tagliamo il carapace. Dall'altro lato lo apriamo leggermente, apriamo così, li teniamo attaccati, li andiamo a salare. E li infariniamo un poco. L'olio che abbiamo messo a insaporire con l'aglietto li andiamo a mettere. Ciao chef, auguri di buone feste a tutti voi da Fabrizio De Paoli. Ciao Fabrizio, auguri pure a te. E da Poligno c'è Franco Tordoni. Buonasera Franco. Eccolo, li facciamo andare piano 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 piano. Proprio a metterci da esterno di tazza, la prima pomodorina, che è pomodorino, se avete lo spugnillo mettete lo spugnillo, altrimenti usate pomodorini. Eccoli qua. Antonio Emilio dice buonasera cavaliere, preferisce più le rape o i friarielli? Saluti da Andrea. Ma in verità mi piacciono tutte e due. Per uno per un utilizzo, l'altro per un altro. Mi piacciono veramente tutte e due. Faccio solo due volte.
Adolfo Spitieri, ben trovato, chef, è fantastica rivederla all'opera. Grazie Adolfo. Allora, una volta fatti rosolare giusto giusto per un secondino, non li dobbiamo seccare, mi raccomando, non li rovinate. Vediamo. Mettiamo giù la nostra linguettina. Maurizio Crescolo, tanta ammirazione da Osteria Nuova di Anzio, ti aspettiamo grande chef. Io voglio dire a Maurizio. Sì, e c'è anche Don Salvatore. Eccolo qua, è arrivato Don Salvatore. Domingo De Rosa. E senza Don Salvatore. Stamattina Don Salvatore mi ha portato un piccolissimo pensierino. È fatto tanto bordello con questo pensierino. Allora, un goccio di vino bianco, giusto un goccio. Adoro, tu sai come funziona, no? Per una settimana mi sa portato tutti e vuole un pensierino così. Beh, non per gli avanti, ma per cercare di metterti un poco giusto giusto livellato. Allora, aglio, olio, sto facendo dei passaggi tutti velocissimi, i carapaci degli scampi. Sto facendo dei passaggi molto, molto veloci, per delle idee per... C'è Carlo Livari, uè amici miei, buonasera a tutti, per prima Rossella e Rosaria che se no si pigliano collera. Carlo, ciao. Di sale ancora e il sughetto è pronto. Guardate che cosa è, questo qua per fare la linguettina volo a volo. Questa è la versione più veloce che vi ho fatto vedere, se non avete voglia di fare di tutti i passaggi di questo lavoro, per noi anche per i quattro anni più. Bacione grande da Antonella Messina. Ciao Antonella. Guarda che cosa abbiamo a dire per il passaggio. Avanti, tutto wow. Guarda, sono tutti i pomodorini. Dai, che c'è, un altro pomodorino indietro, che c'è. Andrea Carrano ci saluta da Cuba. Ciao Andrea. Allora, facciamo tostare bene. Vediamo. C'è il pomodorino, pelato, passate. Quello che si dice. Sono belli. Raffaele Sarace, in assoluto il posto dove si mangia meglio, la location più bella della penisola sorrentina, chef numero uno. Grazie Raffaele. Ti ringrazio. Allora, gli scampetti, li andiamo ad aprire bello uno per uno. Agnello De Rosa, al volo un saluto, chissà che un mezzo perduto per non sta là. Ciao dottor, buonasera. No, togli tutto per bene, piacere.
Allora, una volta bella caramellata, non lo sta rosolati, ripeto, questa è la versione, un'altra versione sempre veloce, un po' di bianco. Facciamo elaborare. Due con marrone. Non sto facendo le dischi più complicate, più concentrate e tutto, altrimenti non la cibo. E poi già l'abbiamo fatta più di una volta. Invece qua sto facendo una cosa più veloce. Tony Gauzieri, saluti dalla Thailandia. Mi sembra di sentire da qui il profumo di quegli scampi. Ciao Tony. Allora, scampetti, eccoli qua. Guardate che sono, Tony, va. Chiamavo Maruletto. Eccoli qua, guarda qua, guarda. Mettiamoli dentro, già sistemiamolo bene lì. Eccolo qua. Mettiamo la patata sul fuoco. E scoliamo le nostre spettacolari linguettine. Formato veramente eccezionale. Buonasera chef da Nunzio Pistilli. Buonasera Nunzio. Questa è la versione più veloce per fare la vita agli scampi. L'abbiamo fatto con l'astice. Con lo scavo ma lo potete fare la stessa cosa sia con l'astice che con i gamberi. E ce l'andiamo a mantecare giusto un minuto, c'ho un minuto e siamo pronti. Buonasera a tutti, grazie chef per la tua generosità nell'insegnarci a fare meglio. Ornella Giannace. Buonasera Ornella. Quanto è bella questa linguina, guardate qua, questa linguettina, guardate qua, guardate che bello,
Guardate che spettacolo! Sughetto. Un poco di sughetto pure sopra gli scampetti. La pomarola la lasciamo qua. E voilà! Questa è la prima idea per fare una linguettina agli scampi. Che faccio Giovanni? E il buco di denaro soffre sempre, già fatto. Mettiamoci un poco di prezzemolo tritato, giusto un poco, eccolo qua. Guardate quanto è bello, eccola qua. Invitante, l'importante è mettete per tutte le chiene dentro, facciate una cosa sistemata, mi raccomando. Vito Carlomagno scrive, eccoci qua. Poi c'è Vito. Peppe Balestrino, Peppe sono ritornato. Caro Peppe, cioè da meno pochi finocchi, sì. Come stai? Tutto a posto. C'è Angela Genova, sto stilando il menù di Natale e Capodanno con il compleanno del mio bimbo e guardarla è di ispirazione. Ciao Angela. Saluti da Pasquale Fettino. Caro Pasquale. C'è nei buco di la sorrida Benedetta che tocco con il mosaciule e altre le corni varie. Allora, un po' di cubetto di arancia. Cioè, vieni oggi per questa cosa mi piace. Riuscire un attimo in tagliare. Angelo Vidal Cici ci saluta da Lussemburgo. Angelo. E Rosanna 66, piatto tanto semplice quanto spettacolare. Bravo. È buonissimo, Rosanna. Allora, il cuore del pinocchio. Saluti a Peppe, io sono un falegname e poi gli invio le foto dei taglieri che faccio. Ciao Vito. Fai tagliere, bravo Vito. Da dove ci scrivi? Guarda bene San Zanatello, eh? Raffaiello, ciao Raffi! Ciao vabbè, qua un po' di olio a percepolo, tieni un filo d'olio, un po' di olio a percepolo che vi dico sempre che noi lo teniamo sempre a disposizione perché cambi piatto. Un po' di pomi di peperone, anzi no, mettiamo la farina di pomodoro. Adriano Gorgoni, eccoci, un saluto e tanta fame. Adriano, buonasera, ti ringrazio. Eccolo, bello, veloce. Fantastico antipastino di scampi con pinocchio e arancio. Scampi marinati, bello. Potete preparare per tempo, questo lo preparate per tempo, sei bene tutto così, in ultimo quando vi sedete ci mettete solo il filo d'olio, un po' di olio.
di apprezzarmi che già l'abbiamo fatto 50 volte. Poi per il resto, eccolo qua, guardate quanto è bello. Allora, Pasquale olio. Schettino dice ormai tra frutta secca, pisto, agrumi e soprattutto mandarini, buco in terra tutti i giorni. Ci vediamo presto. Lo so Pasquale, mi è arrivata voce. Sei il migliore da Sereno Gambalunga. Grazie Sereno. Allora, il brodetto che abbiamo fatto di scampi, eccolo qua. Bello, veloce, veloce, senza fare troppo scienza. Cioè, prendete uno chinois, prendete un passino e lo colate. Un quarto d'ora, 20 minuti abbiamo fatto cuocere, avete visto? Non è che deve stare ritrigiorno. Non è una bistecca, è un bro di crostacei. Vai Giovanni, eccolo. Mettiamola a scolare. Per bene. Nel frattempo aglio e olio e mettiamo giù un po' di riso. Dammelo così, mi dicevo. Vai. Facciamo addossare un po' di vino. Lorenzo Bringhelli, sempre il numero uno, la generosità che metti nel condividere le tue ricette. Il buco in terra. Ciao Lorenzo. Eccolo. Vieni. Facciamolo addossare ben bene. Ha sfumato il vino. Il brodo degli scampi. Allora, per quel che voi con i carapaci vi facete questo brodetto bello 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 con il frutto. Con il frutto, con la polpa, già vizio per favore, ecco qua, con la polpa. Con la polpa vi fate questo antipastino, invece con i carapaci vi fate il brodetto. E andiamo. Ehi, guarda, vediamo una tabella, va dentro, perché è una cosa più facile. Facciamo un'altra cosa. Faccio una cosa. Cioè non ci servirebbe come si dice? Un pacchero, un mezzo pacchero, una calamarata. Buonasera a tutti da Clotilde Volo e poi Andrea Bambolo, un abbraccio Peppe, sei il numero uno in assoluto, verrò presto a trovarti. Ciao Andrea, allora ti ringrazio, allora aglio e olio. Ora facciamo una cosa ancora più veloce, chi non vuole tagliare lo scampo, chi ha paura di tagliare lo scampo, chi si può tagliare in mano, chi non lo sa tagliare, chi per tutti potete fare pure così, non vi preoccupate, vi faccio tutte le versioni. Che comunque potete fare una bella cosa. Allora, aglio e olio. I pomodorini, eccoli qua. Allora, mettiamo aglio e olio, lupini, allora guarda, oggi sono belli,
versione più bella, questo è bello. Oggi di lungo. Ecco, come vi dicevo, versione più veloce oggi. E poi qua, gli scampi, e poi tutto assieme, e poi la motorina. Questo è per chi ha problemi, per tagliare tutte le cose, a uno di avere un po' di messi tutti. Allora, fatelo così. E comunque, va bene per di niente. Vabbè, dammi la guarnizione, no, un paio di porzioni di vermicelli, dai. Vermicelli, no, è caduto. Ci sono una volta forse che ti dici, non te, non te. Buonasera, è bello ritrovarvi da Gaetano Ferraraccio. Ciao Gaetano, buonasera. E Giudi ci saluta dalla Toscana. Ciao Giudi. Ciao Giudi. Vediamo quanto. Vermicelli. Brunella Deo dice, ma che acqua aggiungi? Acqua, l'acqua di cottura della pasta. Questo qua, vedi? Questa è la versione più facile. Aglio, olio, appena iniziano ad aprirsi i frutti di mare, sono pronti. Per questo non perdete troppo tempo. E la cosa importante è che non riusciate a tagliare. Questo sto facendo perché ci sono tanti signori, tanti signori che hanno paura dei coltelli. E allora? Lucia Gulminelli, buonasera da Ravenna, proverò a copiare queste meravigliose ricette. Ciao Lucia, friadilli. Mettiamo a cuocere. Grande Peppe da Vittorio Starace. Ciao Vittorio, buonasera. Qui c'è Matteo Rizzardi, sempre bello ritrovarvi, si sente il profumo fin da qui. Saluti dal lago di Garda. Ciao Matteo, diciamo un altro poco di pelo di scampi. Allora, questo, ecco. Prendiamo 4-5 scampi, 6-7 scampi, li condiamo con sale, pepe e olio, dopo un po' di pepe, già. Un po' di pepe, ok, un po' di prezzemolo, giro un po'. Ecco qui, il sughetto qua invece è bello pronto, guardate che il sughetto, che sarà bomba, non avete tagliato niente. Togliamo l'aglietto, ecco, faccio che faccio. Mara Temperini, buonasera dalle Marche, finalmente riesco a seguirti di nuovo. Ciao Mara. Mi toglie. Allora, scappetti li abbiamo belli conditi. Sopra al risotto possiamo mettere sia lo scampo, questi qua li saltiamo in padella e ci ripocciamo. Anzi, fa uno qua 5, uno, sapete che facciamo? Questi giù li mettiamo.
lo facciamo nel riso e lo facciamo cucinare. Angelo Federico, sei il numero uno, prima o poi verrò a trovarti, un abbraccio da Bergamo. Da Angelo. Andare da Milano a Bergamo. Quanto manca? Allora, 25 minuti. Vabbè, sono giù loro. Sì, ma da pure se non ci trova sanno proprio i pigni. Come ti cagano da calcolo. Allora, sto risotto vi dico che è una bomba. Loredana Orru. Dalla Sardegna. Ciao Loredana Orru. Sono in Italia. Sardegna è un cognome di fuso. Schinco però. Schinco. Allora. Alziamo. Tutto. Per questo vedete che dovete fare. Non buttate la pasta dentro insieme a DL perché tu non è ammassata. Alzatela. E la manterete bello a caldo. Un minutino e ci di marinai, questi qua già avevamo un po' di carta argentata, ce la mettiamo sopra. Angela, buonasera chef. Ciao Rossella. Angela, buonasera. Da Palermo, Giuseppe Corleone. Ciao Giuseppe. Credo, insisto che è una cosa, come diceva, non esagerata. Saluto da Gennaro Catapano. Buonasera Gennaro. Allora, spero che queste idee vi servano per durante queste feste. Potete farlo, vi ricordo, scampi, gamberi rossi, gamberi bianchi, astici, quelli che tenete a disposizione. Se li trovate belli freschi, comprateli freschi, altrimenti prendeteli congelati buoni, perché molti sono scongelati e messi sui banchi e vi fanno pagare il 3 volte tanto, per questo guardateli bene, altrimenti tanto vale che li prendete direttamente congelati, almeno risparmiate qualcosa, perché poi in questo periodo iniziano a fare i miracoli. Raffaella di Siervi ci saluta dalla Svizzera. Ciao Raffaella. Raffaella la pignata allora. E buonasera da Maria Romano. Buonasera. Ciao Maria. Eccolo, lo scampo lo mettiamo qua, l'abbiamo messo a cuocere, lo uccidiamo con un po' d'olio. Più veloci, andiamo a impiattare. Ecco. Eccolo qua, ce lo sistemiamo per bene. Poi lo scampo che abbiamo messo. Guarda bene, allora guarda, e poi l'insalatina di
scampi crudi, se vi piacciono, che con il calore del riso si cuoceranno, che faranno sì, che fanno i buco terra. Scola o vermicello, giù la scuola. Vai, Giovanna. Ecco. Emanuele Caporaso, un piatto che parla da solo. Emanuele, questo è un piatto che si può andare fino a dove è precisamente la località? Carbonara, Alticino. A Carbonara Alticino. Alticino. Vabbè. Carlo Limare dice sistemare le antenne dello scampo, tutto il resto è noia. Sistemare le antenne dello scampo, tutto il resto è noia. Esattamente, Carlo, sistemare per bene un filo d'olio, un po' di farina di prezzemolo. Che spettacolo da Gabriella Natale. Vedete che cos'è? Sempre veloce veloce. Eccolo qua, vai. Allora, vai. Caruso, vai. Giuseppe è un'opera d'arte. Ti ringrazio Giuseppe. Vieni qua, tu. Vieni qua. Allora, broccoli. I broccoli, i pianini che abbiamo messo a lessare. Prendiamo una qualche bella cimetta, la mettiamo qua. Cioè questa qua la dobbiamo frullare. Un caro abbraccio da Francesco Finizio. Ciao Francesco. Questa qua la frulliamo. Ehi, vai. Francesco, guarda sto vermicello. Questa qua è la versione proprio più veloce, più basica, ma è troppo buono. Questa è come si faceva, ma ancora si fa. Però, ripeto, chi ha problemi di coltello, chi ha problemi di velocità, chi ha problemi di pazienza, come ad Don Salvatore, per esempio, che non tiene pazienza, potete pure farlo così. Sicuramente avrete grandi soddisfazioni. Ecco, vai. Marco De Lo, chef, non aspetto Natale per fare questo risotto. Massimo domani. Marco da Brescia. Bravo Marco, da Brescia. Brescia. Ciao Marco, mi raccomando. Buongiorno. E c'è Milena Tosti. Appena potrò tornare a mangiare, tornerò da te. Questo piatto è uno spettacolo. Milena, come stai? Tutto a posto, Milena? Io, Milena da Matera. Tu qua mi serve un mega piatto, non ci metti questa cosa in mica, eh? Pigli, Giovanni, dammi una zuppiera, che tiro? Non so. Questa è piccola. Di chi è pazzo? Giovanni è una cosa da pigli dei clienti. La zuppiera c'è? Brunella Deo, i tuoi piatti incantano gli occhi e commuovono il palato. Grazie Brunella. Non c'è nessuno. Non ti permettere. Allora. Siete meravigliosi e ci mancate da Milena e Giovanni. Dite la verità. Guarda qua. I nostri frutti di mare. Dammi passo, mi trovo a piacere. Eccoli qua. Affoghiamo. E poi,
Accoggiamo un po' in tin e riscambio, mi raccomando. Prende la parabola. Eccolo qua, 3, 4 e 5. E voilà! Questa è la versione più veloce e semplice che potete fare a casa. Non dovete usare coltello, non dovete usare 10 padelle, non dovete fare brodo, niente, una tiele, una pentola per mettere poco d'acqua. E voilà! Allora, veniamo a noi. Da Carrara, Antonietta Spadafora. Antonietta, allora, la purè di broccoli, mettiamo, di friarielli, mettiamo sale e olio. Serve sempre una bella cosa larga, Giovanni. No, la pignata serve. Buono. Allora. Marco Gozzi, che meraviglia, piango per i vegani. Ciao Marco, ecco qua, facciamo ecco questo letto di friarelli, poi. Solo friarelli. Allora, facciamo così. Prendiamo dell'acqua, la mettiamo a bollire. Allora, due friarielli li abbiamo lasciati interi. Manca un quarto d'ora per gli struffoli. Un po' di peperoncino, Giovanna. Allora, un po' di aglietto tritato. Un po' di peperoncino tritato. Mettiamo aglietto e peperoncino tritato. Poi prendiamo gli scampi, acqua calda, quasi calda, ce li mettiamo dentro, una metà. Se vi piace, con tutti quanti, li cuciniamo per 20 secondi. Ciao, come? Un forte giorno, con te. Un abbraccio forte a tutti dal Alfonso. Ciao Alfonso, una metà li ho lasciati crudi, ma se volete li potete cucinare tutti quanti. Questi già sono cotti. Meno di 20 secondi. Olio. Sale. Una bella strozzata di limone. Ossa a parte. Guardate! Dimmi com'è, Giova. Questo è da svenimento, non è da... E mettiamo. Guardate qua. Filomena Mannillo, buonasera, è un piacere ritrovarvi il venerdì in cucina. Ciao Filomena. Eccolo qua. Un po' di olio, Giovanni. Verde. Scusa, un po' di farina di peperone. Ci metto pure un po'. Allora, un po' di. Dammi. Carlo Olivari dice: stasera ti stai ricreando. Stai allegro assai. Ecco qua. Un poco di farina di peperone dolce. Carlo, vieni Giova, togli tutto Giova da qua per favore. E se la tenete qualche goccia di duia, altrimenti niente. Un filo d'olio, insalata di friarielli, scampo e limone. Guardate che è.
Allora, abbiamo fatto antipasto doppio primo e pure lo secondo, riesci? Togliamo tutto. Ok, andiamo avanti. Accendiamo l'olio, dammi da un istruccio giù, 10 minuti per fare istruccio. Tieni là. Paola Lanini, salve a tutti, in ritardo ma eccomi. Ciao Paola. Scusa, come al solito è occupato questa cosa, va bene? Ok, dammi un po' di miele, Giovanni. Fate dei balzoncini. Come li volete, piccoli, grandi, come vi piace. Eccoli qua. Nadia Apostolico ci manda un bacio da Miami. Ciao Nadia. Buonasera a te. Cioè, andare a prenderli, ma ci vogliamo, tutto c'è il caffè. Tutto. Allora, mettiamo un po' di miele a riscaldare. Michela La Torre dice a Macerata si chiama cocerchiata. Che cosa? Cocerchiata, cocerchiata. Ma che stai parlando? Ah, eccoli qua, girateli bene così non si attaccano. Gianfranco Lorizzo ci saluta da Avezzano Beach. Ciao Gianfranco. C'è una cosa per setacciarli. Apressa, apressa, apressa. Ci sei rovato, c'è un pezzolino, Giovanni. Che lo leggo col manico, non c'è. L'olio è pronto. Lascia perdere. L'olio è pronto. Ok, li setacciamo per bene e li friggiamo. Già, fate il giorno con l'olio, anche se basta, se no esce nel posto. Per togliere questo, prendi una cosa più piccola. Allora, questo non ci va a dare. Prendi qualcosa di più utile di fare. Tiziana Liambo, sei una macchina da guerra. La Tiziana è scritto Peppe Balestrin e pigliato un crivo. Ci vuole pigliato un crivo e si dà ciao e ti è pigliato un nuovo coppino e la palla per carichi peggiora. Non è una cosa più delicata, sembra. Fate fare belle colorate, Giovanni. Mariano Torre Grossa, chef la stimo per la mediterraneità della sua cucina. Grazie Mariano. Sì, Grande Giovanni, stanno arrivando tutti i commenti. Belli colorati.
Cagna pure vende le mie, perché è troppo un poco più larga. Simonetta Casale, con Giovanni siete una coppia fenomenale. Sta qua. Eccoli qua, ma quando mangi? Poco. 5 minuti. Mamma mia, 5 minuti, a chi se 5 minuti ma fa pure una tua piatto. Vabbè, risi, Giova. Ma facci una tua piatto, Giova, vai, eh. Giovanni D'Andrea, buonasera a tutti. Mi mancano le parole per esprimere le mie sensazioni guardando lo chef e il suo disarmante ABC. Favolosa esplosione di colori. Grazie Giuseppe. Giuseppe. Giovanni D'Andrea. Giovanni, grazie mille. Sei Don Salvatore ancora collegato? Sì, sì, Momo ha scritto, grande Giovanni. Mi raccomando Don Salvatore, domani ci aspettiamo qualcosa di buono a Montechiaro. Non fa sempre dirci niente. Don Salvatore è di tradizione che deve portare un pensierino al giorno fino alla Befana. Appara tutto io che lo fa passare tutto l'anno. Capito? Diciamo che è un violetto. È tutto quello che mi fa passare l'anno intero. Un pensierino tutti i giorni. Li potete fare pure più bianchi. Ma a me piacciono bruciacchiati, ben cotti. Ok. Accendiamo il miele. Mettiamoci. Lello Sansone, Peppe Guida, chef non di moda perché la sua cucina è eterna. Un abbraccio. Ciao Lello. Un abbraccio grande a te. E fatti vedere durante le feste, mi raccomando. Ti aspetto, Lello, veramente, fatti vedere. Col sidecar. Allora. Tu lo guardo io, vieni un momento qua. Messo un po' di agrumi, quello che tenete di bello che ci metti da in. Per insaporire il miele. Domani non ci sono, mi dispiace. Si trova Don Salvatore. Per carlito. Ma che tu ci sei? Cioè, se gli serve a tuo doppio, capite? Guarda, se gli serve fatto il doppio, Giova. E se ne era proprio tutto. Guarda, questa è proprio una bomba atomica. Allora, il miele, quanto è bello, un po' di agrumi, se volete ci potete aggiungere pure qualche cucchiaio, però cose che facciamo pure noi, sono tipo come di tradizione, poco pochi zuccheri. Eccolo qua, facciamo lo sciocco. Mi era l'alice, non vuoi l'alice, l'hai? La nonna li vede e dice non so più. Questo se li vede la nonna ci si butta a via. Perché? Sono grossi. No, perché sono troppo cotti secondo lei, li vuole più bianchi e sono pure troppo rossi. Sono pure troppo grandi, però vabbè, voi io vi ricordo sempre quello che noi partiamo da zero e tutto quello che facciamo lo facciamo nel giro di loro, per questo a parte l'arrosamento stressiamo anche gli impasti tante volte. Eccolo qua, il miele l'abbiamo sciolto. Vabbè, facciamolo prendere un minutino gli scampi e gli... guardate sotto, i piatti sono troppo belli, eh? Ti fate una panoramica di questi piatti, sono bellissimi. Ti sorprende Rosy che siano buoni? Vabbè,
Mettiamo un po' di alice. Se vi piace potete aggiungere pure un po' di alice in più. Questo è il metodo della mia terra, della mia casa, che non facciamo solo con il miele e lo facciamo in vini, che poi si deve tagliare col coltello. E questa cosa quasi una sorta di zuppa di miele, dove ci mettiamo. Truffoli dentro, caro, poi ci chiama a mangiare, già tieni pure i confettini. Allora i confettini li odio, non è che non mi piacciono, proprio li odio. Però se non ce li metto a non stasera, ma già tu la facci fare. Non mi piacerà. E per questo ce li mettiamo. Gloria ha appena sfornati i grissini. Flo? Ecco. Ciao, buonasera. Ecco. Belli. Dobbiamo mettere Nina Perilli dice, e ha ragione la nonna. Ci vogliono i confettini. Lo so, la tradizione vuole che ci vogliono. Però a me non mi ci piace. Guarda a me. Sotto i denti, ma non te lo dico più. Però ci rimettiamo che... Mi fa contenta la nonna, metto un poco di miele, eccoli qua. Guardate che con un chilo di lupini e un paio di chili di scampi, per quattro persone vi facete un pranzo sontuoso. Eccoli qua i confettini, guardate quanto sono belli, va? Li metto solo in un lato, chissà perché. Peppe Palestrino continua, dice, ma Giovanni prende i confetti più grosso di struscio. Ecco Giovanni, Peppe, come da già pare, sta dicendo che non la carezza. Bene, allora io vi saluto, augurandovi delle feste eccezionali, mi raccomando, voi sapete che oggi è l'ultima diretta che facciamo di quest'anno, che poi comunicheremo cosa faremo a gennaio da grandi, che non lo sappiamo ancora con precisione. Sicuramente ci sarà sempre un filo, un contatto con voi, sicuramente, però come ve lo svelerà Rosaria durante le feste. Intanto vi auguro delle feste. Di cuore feste, non si sa. Intanto io vi ringrazio per tutta la vicinanza, per tutto quello che anche chi avete comprato sul nostro shop. Vi ringrazio per l'affetto, vi ringrazio per l'amicizia, vi ringrazio per mille cose. Vi auguro feste eccezionali, ma mi raccomando, cucinate per chi avete attorno, soprattutto in questo periodo. Facete la croce, da domani, che sabato, fino a Pepa, che è sempre un periodo di feste, pensate a chi avete attorno e fate qualcosina in più che sicuramente vi farà piacere. Vi auguro di nuovo buone feste e che stai. Ci sentiamo e ci vediamo all'anno nuovo.